Allora, sì, sono molto attenta alle tematiche di genere, in realtà sono molto attenta alla tematica di diversità, di esperienza e di valore, diciamo, di contributo che si può portare all'organizzazione. Chiaramente, essendo donna, il mio punto di osservazione e di passione sulle tematiche di diversità nascono dal tema della gender diversity, ma nel ruolo che ricopro come amministratrice delegata della filiale di una multinazionale italiana, in realtà sono molto attenta a creare un luogo di lavoro e un pool, un team di persone con background, esperienze, attitudini, anche con, diciamo, dei talenti diversi, perché ritengo che dalla diversità si possano diciamo, derivare due grossi effetti. Innanzitutto una accelerazione dell'innovazione e anche una osservazione sul, chiamiamolo, mercato molto più olistica e quindi molto più utile nel prendere decisioni sia strategiche che tattiche. Quindi ritengo in realtà che le differenze anche di genere siano driver di performance, non soltanto performance finanziaria, ma anche performance in termini di clima aziendale. Allora, grazie, credo che è vero, il settore farma ha relativamente un numero più alto di donne in posizioni di leadership. Dobbiamo però leggere con molta attenzione i dati. Dunque, ci sono dei fattori oggettivi, dei fattori, diciamo, di contesto al settore farma. Gran parte delle aziende farmaceutiche hanno una derivazione, chiamiamola storicamente americana, quindi un mercato dove temi di diversity inclusion sono stati molto più, diciamo, sono stati implementati molto più precocemente rispetto al mercato europeo ed italiano, e questo naturalmente ha spinto anche le filiali italiane ad avere un numero relativamente più elevato di leader femminili in posizioni, diciamo, manageriali, quindi upper management e poi, diciamo, nella C-suite. Però dobbiamo essere anche molto qui, essere molto attenti a leggere i dati. All'entry level le donne rappresentano circa il 60%, 58-60% dei dipendenti dell'industria farmaceutica. Se andiamo poi, diciamo, all'executive management, arriviamo drammaticamente al famoso 20%. Quindi abbiamo in realtà un tema di favorire una cultura che sappia riconoscere il contributo di genere all'organizzazione e quindi aiuti il middle management a crescere. Qui per esempio io contribuisco diciamo, personalmente ad un'associazione che si chiama Healthcare Business Women Association, che ha proprio l'obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze manageriali e anche di competenze utili allo sviluppo di carriera nel middle management dell'industria farmaceutica in Italia naturalmente. Allora, la recente esperienza pandemica diciamo, ha dimostrato una capacità di innovazione come dire, molto specifica, molto attenta, anche molto efficace ed efficiente. Mai nella storia abbiamo avuto di fatto dei vaccini in tempi rapidi e con una qualità e quantità di studi come quella che abbiamo avuto. Quindi l'industria farmaceutica sa sicuramente reagire, e questa è una dimostrazione, ma anche una visione di pianificazione molto importante. Diciamo che i settori in cui c'è maggiore ricerca sono il settore dell'oncologia, il settore dei vaccini e poi anche il settore delle malattie rare, delle malattie geniche, che sono gli ultimi due settori storicamente, come dire, meno praticati perché il gap diciamo, di competenze era maggiore e quindi il fallimento della ricerca era più elevato. Oggi, grazie all'innovazione anche tecnologica, anche all'uso diciamo, dell'artificial intelligence o dei big data, sicuramente siamo in grado di avere maggiori informazioni perché la ricerca possa essere più efficace, efficiente e rapida.